Grave crisi economica colpisce il nostro paese. Serve sostenere le banche. Si ricollega all'attualità, crisi economica e lavoro precario, lo spettacolo di e con Gabriele Guarino per la regia di Claudio De Maglio. Le fatiche di Pedrolino, una maschera bergamasca che parla la lingua e vive le problematiche della gente di Taranto. Una rappresentazione nata in seguito ad uno studio su quella che è una delle prime maschere della commedia dell'arte e che, anche se risale al XVI secolo, conserva mondi e situazioni tuttora presenti. È una maschera che, a differenza di altre maschere della commedia dell'arte come Arlecchino o Pulcinella, è una maschera che accetta su di sé tutti i rischi della disponibilità a servire qualcuno, a servire a qualcosa, e per questo accetta in pieno la sua condizione di servo, quindi di oggi lo potremmo dire come il lavoratore precario che accetta di fare qualsiasi cosa pur di lavorare, pur di promuovere il suo diritto, il suo bisogno, ma anche, soprattutto il suo diritto a lavorare, perché così lui entra nel meccanismo della società e non ambisce a diventare un padrone o a diventare un nobile, no, lui vuole fare il servo, semplicemente vuole lavorare e per far questo è disposto ad accettare ogni tipo di rischio. Sul palcoscenico un giovane facchino licenziato trova una maschera in una discarica, nasce il legame, l'identificazione, i due vissuti si fonderanno tra passato e presente in mezzo ai rifiuti del mondo. Le fatiche di Pedrolino dal 3 maggio e per tutta la settimana sarà in scena al Teatro allo Scalo di Roma.